Grazie ancora una volta a questo canale e ancora una volta qui per parlare di produttività, ma soprattutto smart working in questo caso, ma soprattutto tengo a ricondividere un hashtag, o meglio l'hashtag io resto a casa. Ragazzi, è importante restare a casa perché ci sono anche modi divertenti un attimino per lavorare, per fare un po' di smart working, e ci sono diverse cose da fare e magari analizzeremo prossimamente. Ma soprattutto oggi voglio parlare di un qualcosa di molto interessante proprio dedicato allo smart working. Vi parlo in generale di smartphone, in questo caso proprio di Samsung, dell'interfaccia Samsung, quindi della One UI, che secondo me potrebbe essere la soluzione perfetta per molte persone per quanto riguarda proprio lo smart working, perché Samsung fornisce molte funzioni interessanti e ultimamente ho notato una funzione che veramente mi è piaciuta particolarmente, e in questi mesi, in queste settimane di utilizzo la sto utilizzando molto, soprattutto perché ho in test S20 e S20 Plus, e visto che attualmente sto utilizzando lui, volevo parlarvi proprio di produttività con smartphone, perché con Samsung e con questo S20 si può fare in maniera anche molto interessante, e vi dico subito perché. Bene, partiamo subito dagli screenshot, cosa basilare, ma perché voglio parlare degli screenshot? Perché semplicemente Samsung li fa in maniera veloce e vi permette anche di editarli in maniera veloce, perché voi tappate, esce un piccolo pop-up nella parte bassa, voi lo ritagliate e lo condividete. Potete scriverci sopra e se avete un note con la penna potete fare diverse cose che non sono assolutamente da sottovalutare. Magari penso magari a una firma semplice di un documento, voi fate lo screenshot, firmate, lo ricondividete, cioè lo salvate e poi lo ricondividete. Veramente ragazzi, comodissimo. Ci sono diverse tipologie di utilizzo che si possono fare con un note, ma non abbiamo un note attualmente, quindi sorvoliamo una cosa e concentriamoci su questo S20 Plus. E vi dico che un'altra cosa che mi è piaciuta per quanto riguarda proprio la produttività è che Samsung gestisce molto molto bene il multitasking. In che senso? Se voi per esempio aprite un'applicazione, aprite più applicazioni, tramite appunto la parte dove andate poi a chiudere le applicazioni, voi tappate nella parte alta, andate su apri in visualizzazione pop-up, potete appunto vedere, visualizzare l'applicazione in questo piccolo pop-up, e aprendo poi altre applicazioni potete lavorare in multitasking in maniera molto comoda. E fidatevi, potrebbe sembrare un attimino macchinosa all'inizio, ma in realtà una volta che ci prendete la mano questa cosa risulta molto molto comoda, e la utilizzo tantissimo, la sto utilizzando tantissimo ultimamente, e sono convinto mi mancherà particolarmente, ritornando comunque in generale al 100% al OnePlus. Detto questo, e sottolineando che questa funzione secondo me è molto comoda, poi dipende sempre dalla tipologia di utilizzo, da abitudine eccetera eccetera, però secondo me Samsung sotto questo punto di vista sa fare la differenza. Vi volevo sottolineare un'altra cosa, un'altra funzione che ho notato soprattutto con questo S20 Plus, perché su S20 per esempio già mi era sfuggito un attimino, è la modalità concentrazione, una modalità che ambito smart working, e quindi stando in casa e quindi con tutte le distrazioni che abbiamo, ne abbiamo già parlato in un video che magari vi lascio in link, comunque lo trovate sempre qui sul canale, che troviamo sempre in giro tutte queste distrazioni, e soprattutto magari notifiche che arrivano continuamente su smartphone, WhatsApp, amici, parenti che arrivano sempre lì a messaggiarvi e vi disturbano. Con questa modalità potete praticamente chiudervi e chiudere anche lo smartphone, concentrandovi principalmente su quelli che sono i vostri obiettivi. Nella parte in bassa, infatti, tappando poi appunto sulla modalità concentrazione, vi comparirà tempo libero e tempo per il lavoro. Cliccando su tempo per lavoro, precedentemente vi farà selezionare le applicazioni che più utilizzate, o comunque quelle che effettivamente sono licenziate per il lavoro, e tutte le altre saranno praticamente inutilizzabili. Infatti se voi cliccate su un'applicazione appunto vi esce: mantieni la concentrazione, l'applicazione rubrica è bloccata perché non fa parte della modalità concentrazione, quindi vi evita distrazioni, vi fa concentrare e vi fa visualizzare solo le applicazioni che avete deciso e che potete naturalmente modificare prima. Quindi è una cosa comodissima perché vi evita veramente tantissimo. Magari penso a WhatsApp, ma potrebbe essere un Skype, potrebbe essere qualsiasi cosa, Discord, qualsiasi cosa. Vi evita le notifiche e voi vi concentrate sui vostri obiettivi. Modalità stupida per molti, va bene, ma secondo me da non sottovalutare. E detto questo, un'altra cosa che non va assolutamente sottovalutata per quanto riguarda Samsung e in generale proprio per quanto riguarda lo smart working, per chi ha uno smartphone Samsung top gamma, Note, sia S10 che S9 che S20, comunque può utilizzare Samsung DeX o comunque l'interfaccia desktop di Samsung, che permette di lavorare su un monitor
e quindi anche con componenti comunque con una certa piacevolezza, vi fa anche affaticare di meno in un certo senso, perché lavorare solo ed esclusivamente su uno smartphone potrebbe risultare un attimino stancante anche per gli occhi, mentre avere un monitor e comunque una superficie di lavoro più alta, che sto dicendo, più ampia, è sempre più comodo. Ma vediamo perché secondo me potrebbe essere utile, e quindi trasferiamoci sulla scrivania. Allora ragazzi, questa è la scrivania, questo è il monitor e naturalmente questo è Samsung DeX. Come collegare lo smartphone al monitor? In maniera semplicissima: cavo HDMI USB-C, lo collegate e va in automatico Samsung DeX. Una cosa che vi volevo dire: non vi preoccupate della batteria e della gestione delle temperature, perché Samsung gestisce molto bene questa cosa, quindi non ci sono problemi, ed è veramente un ottimo, fa un ottimo lavoro sotto questo punto di vista, quindi veramente tranquillissimi, e quindi potete utilizzare tranquillamente una basetta di ricarica wireless, in modo da avere lo smartphone collegato al monitor e caricare lo smartphone contemporaneamente, quindi tranquilli sotto questo punto di vista. Detto questo, andiamo un attimino qui, ma prima di fare questo volevo dire che io utilizzo principalmente questa qui, che è una Logitech, che ha la possibilità di appunto collegarsi a tre dispositivi contemporaneamente e poi switchare tramite i tre tasti qui sopra. Comodissima ragazzi, ve la straconsiglio, e poi è super economica e funziona anche bene, quindi ottimo, consigliata. E poi utilizzo questo qui, che è un Logitech MX Master 2S. Ragazzi, mouse perfetto, il migliore in assoluto per il lavoro. Lo utilizzo da anni ed è il migliore. E non lo dico solo io, lo dicono praticamente tutti online. È veramente comodissimo. Detto questo, parliamo un attimino dell'interfaccia Samsung, a cui appunto sono andato naturalmente a collegare il tutto al dispositivo. E come funziona? Vi dico che funziona molto bene, in maniera anche molto veloce, bella, reattiva. Qui potete controllare la percentuale di batteria del dispositivo, potete controllare praticamente tutto, come anche magari wifi, vibrazioni, quindi tutto quello che magari andrete a fare sullo smartphone con uno swipe. Detto questo, chiudiamo questa parte qui, andiamo direttamente alle applicazioni, perché secondo me è la cosa più importante. Quindi come funzionano le applicazioni e come funziona in generale Samsung DeX? Devo dire benissimo, veloce e sempre reattivo. Allora partiamo subito con aprire così tante applicazioni per vedere anche come funziona, ma ovviamente ragazzi parliamo sempre di uno smartphone con 8 GB di RAM e poi è abbastanza ben ottimizzato Samsung DeX. Quindi cosa volevo fare? Volevo aprire anche questo qui, magari apriamo anche le impostazioni un po' così a caso, e apriamo anche Google, eccocelo qua, magari lo rimpiccioliamo. Qui stavo facendo una piccola cosa con i documenti e nulla. Allora partiamo da Google Chrome, vedete che funziona benissimo, veloce, scattante. Questo è il mio blog, magari se volete dare un'occhiata vi lascio sempre il link in descrizione, e qui appunto vedete che funziona molto bene. Potete scrivere articoli, potete fare qualsiasi cosa, e magari come stavo facendo io prima potete gestire Google Documenti e quindi utilizzare, in poche parole, Word, Excel e PowerPoint, ma di Google, e condividere tutto automaticamente anche con i vostri colleghi e lavorare insieme. I fogli Google funzionano molto bene, quindi se lavorate con i fogli Google è perfetto sempre Samsung DeX. Detto questo, chiudiamo, vi dico che in generale funziona bene, quindi non troverete problemi. Anche per quanto riguarda YouTube non ci sono problemi, apre tutto. Adesso internet non è dei migliori qui, però ragazzi è un po' quel che è la connessione a casa mia. Però detto questo, chiudiamo questa parte qui, chiudiamo anche le impostazioni, e vi dico che per esempio il multitasking funziona molto bene, un po' un attimino come Windows. Vi basterà appunto trascinare verso la fine del monitor e lui si automaticamente vi andrà a sistemare il tutto, e vedete che da questa parte poi potete praticamente modificare e lavorare tranquillamente. Non ho effettuato l'accesso, quindi non mi fa modificare, ma non lo voglio neanche fare perché non mi interessa, è semplicemente una cosa per farvi vedere che effettivamente si può lavorare senza alcun problema. Da questa parte appunto un foglio prova, vedete che funziona molto bene, e quindi per chi lavora con Excel, PowerPoint, queste cose qui, e ci sono molte persone che lavorano così, si può fare, ma non è assolutamente da sottovalutare la possibilità di utilizzare appunto le applicazioni che ci sono in maniera gratuita sullo smartphone, per appunto sfruttarle magari con un display più grande per il lavoro. Penso magari a Lightroom, che funziona molto bene, permette di fare praticamente tutto. Io lo utilizzo proprio per il lavoro, per editare le foto da smartphone quando sono in giro, ma magari se ho a disposizione un monitor posso comunque sempre attaccare lo smartphone e utilizzare comunque uno spazio di lavoro più grande. Vedete che funziona in maniera veramente ottima. Siamo un attimino impallato perché io se giro questa parte qui vedete che
la rotella gira all'infinito e quindi lui va un attimo in tilt, però comunque in generale va molto bene, potete effettuare tutte le modifiche e lui le interpreta in maniera velocissima. Parliamo sempre comunque di un S20 Plus, quindi smartphone top gamma, non troverete problemi, ma comunque in generale la cosa che voglio sottolineare, rimane veramente sempre un qualcosa di molto fluido ed è una cosa comodissima. Anche Instagram veramente ottimo, impostazioni, galleria, potete fare qualsiasi cosa. Devo dire che per un utilizzo un attimino così salvavita, Samsung DeX potrebbe essere la soluzione perfetta per voi, e per smart working secondo me Samsung si comporta molto bene. Questa è una funzione in più che magari altri smartphone non hanno e che mi portano a dire che Samsung ambito Android potrebbe essere la soluzione perfetta per voi per lavorare, per il lavoro, per tutte le cose che poi effettivamente vi va a fornire nella sua interezza in un certo senso. Arrivati a questo punto ragazzi, direi che per oggi potrebbe anche bastare. Come al solito vi lascio un bel pollice in su, a commentare e a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. Questa è una piccola chiacchierata così, anche per tenerci un po' compagnia e per dire che effettivamente Samsung potrebbe essere la soluzione perfetta per voi. E fidatevi, funziona molto bene e questi piccoli dettagli, queste piccole cose già implementate all'interno dello smartphone possono fare effettivamente la differenza. Naturalmente poi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Detto questo, ci vediamo sempre qui sul canale per nuovi video dedicati alla produttività e preparatevi perché stanno per arrivare cose molto interessanti. Detto questo, buona giornata!